il grande Ciapanò della Serie A alla corsa della Champions League. Ragazzi, dobbiamo ringraziare qualche santo in paradiso, dobbiamo fare una preghierina per qualcuno che è lassù, perché questo weekend di Serie A, in particolare questa domenica di Serie A, è stata super positiva per noi della Juventus. È stata super positiva perché i pareggi di ieri di Bologna, abbastanza inaspettato, in casa contro un Udinese che deve far punti per cercare di salvarsi, dato che bene o male con la vittoria della Fiorentina ieri sera anche il Sassuolo sembra destinato alla Serie B, ma non mi sarei mai immaginato di vedere dei punti fatti dall'Udinese contro il Bologna. E quello della Roma un po' più prevedibile, dato che si giocava contro il Napoli, anche se la Roma va in vantaggio poi rimontata dal Napoli in extremis, c'è il gol di Tammy Abraham che porta tutto sul 2-2. Sono risultati importantissimi, sono risultati meravigliosi per noi, perché in questo momento noi siamo talmente tanto scoppiati che non dobbiamo considerare i nostri punti quanto più i risultati delle altre, perché noi abbiamo una media veramente troppo bassa e per fortuna stanno iniziando a frenare dietro. Questa è la nostra grande fortuna, non è che ci siamo ripresi, non è che siamo meravigliosi o tutte queste cose qui, no, per fortuna dietro hanno iniziato a cedere ed è una gran bella notizia per terminare quest'anno, perché poi lo sapete benissimo come la penso, ragionare su quelle altre, ragionare su quelle dietro in funzione di quello che sarà poi il finale del campionato di Serie A, a me non piace, perché la percezione che ho e che avrò di questa Juventus non sarà positiva con la qualifica in Champions, sarà di una Juventus scoppiata, implosa, esausta, che si è arresa e che per fortuna sta ricevendo una grande mano dalle altre. Poi c'è l'incognita Atalanta. Qualcuno mi dice: ma come, Luca, giornata positiva? L'Atalanta ha vinto, ne ha una da recuperare. Come possiamo stare tranquilli? Siamo a 5 punti ufficiali dalla Champions. E tra l'altro siamo perfettamente all'interno della mini tabellina delle ultime partite, dove avevo detto 6 punti nelle prossime 5. Uno col Milan l'abbiamo fatto, quindi se facciamo 5 punti nelle prossime 4 siamo in Champions. Non solo, se battiamo la Roma già domenica siamo aritmeticamente qualificati in Champions. Il Milan è già qualificato in virtù appunto dei risultati di questo weekend. Noi, togliendo alla Roma la possibilità di vincere lo scontro diretto, andremmo automaticamente, aritmeticamente in Champions League. Non credo che la Juventus riuscirà a vincere con la Roma, ma me lo auguro, e questo poi sarà un discorso che faremo nella seconda parte del video. C'è da evidenziare anche i festeggiamenti dell'Inter, non tanto perché mi interessi farlo, quanto più perché ho visto un Cuadrado, tanto con un look, con 2 stelle sugli occhi al posto degli occhiali, e va bene, d'accordo, ma quel saltello, quella gioia a chi non salta bianco nero è. Per quanto mi riguarda, poteva tranquillamente risparmiarsela, perché lui in questo scudetto dell'Inter non ha fatto assolutamente niente. È un po' come il meme di Milord, di Sailor Moon, che dice: il mio lavoro qui è finito. Ma come? Non hai fatto niente? Non rimarrai nella storia dell'Inter. Stai tranquillo, Juan. I tifosi dell'Inter non ti ricorderanno con affetto, nemmeno in seguito ai festeggiamenti per questo scudetto. Non accadrà. Il tuo contratto con l'Inter andrà in scadenza e verrai dimenticato dall'intero popolo nerazzurro come giocatore dell'Inter, ma rimarrai odiato dall'intero popolo bianconero, dato che queste cose banalmente te le potevi risparmiare. E dato che Cuadrado, dato che ha superato le 300 presenze, ha una maglia all'interno del J-Museum, io quella maglia all'interno del J-Museum di Cuadrado la toglierei, non so se lui la toglierà o quello che volete, ma io sicuramente non la considero, e quando andrò al museum e passerò di fronte a quella maglia la ignorerò e forse mi farò anche un bel ballettino come ha fatto lui, perché poi l'animo del tifoso, il cuore del tifoso, queste cose qui non le può lasciare sfuggire. E quindi complimenti, qua ne hai vinto uno scudetto. La Juventus non l'avevi mai vinto, indubbiamente. Hai fatto una scelta, sei un professionista, è sacrosanta, puoi andare all'Inter, puoi fare quello che vuoi, però poi i ballettini, chi non salta bianco-nero è, per far vedere che sei tutto bello, felice e contento, secondo me potevi tranquillamente risparmiarteli per mantenere quel minimo di dignità ancora che potrebbe essere rimasto all'interno della tua persona. Invece no, completamente, sei andato ad annullarla e sei riuscito nella titanica impresa di farti odiare da tutti i tifosi d'Italia praticamente. Guarda, non era mica facile, ci sei riuscito, complimenti, sei riuscito a perdere la dignità da parte di tutti. Un'impresa titanica, ma ce l'hai fatta.
E tutto questo per festeggiare uno scudetto dove tu non hai dato alcun tipo di contributo. Meraviglioso. Seconda parte del video. Dobbiamo parlare della Juventus, non solo di quelli che sono passati dalla Juve e hanno fatto scelte discutibili. La Juventus in questo momento dovrebbe avere un paio di giorni di permesso, ieri e oggi, per cercare di ricaricare le batterie, tutte queste cose in vista del finale di stagione. Diciamo che questi giorni di riposo non mi sembrano proprio giustificatissimi per via di quello che è il rendimento della Juventus, ma a quanto pare non è per tutti un momento da buttar via, anzi, perché oggi sulle pagine della Gazzetta dello Sport ha parlato Giovanni Galeone, mentore di Allegri, che lo stesso Max ha nominato anche l'altra sera nel post partita, dicendo: il mio maestro Galeone non mi ha mai parlato di moduli, mi ha sempre parlato di giocatori bravi tecnicamente. E allora andiamo a leggere questo ottimo intervento di Galeone ai microfoni di Filippo Cornacchia, che poi ha trascritto il tutto in un articolo. La difesa di Galeone: Max, via dalla Juve perché? Non lo sento stufo, sarebbe ingiusto. I consigli per gli acquisti dell'ex allenatore: vedrei bene Pavlovic, Modric anche a 38-39 anni farebbe la differenza, con Meners porterebbe gol e davanti Zirze o Scamacca. Già le premesse sono interessantissime, ma andiamo a leggere completamente il pezzo. Mi ero ripromesso di non guardare più la Juve dopo la sconfitta con il Napoli e tutti quei gol sbagliati, ma nei giorni scorsi mi ha chiamato Max e siccome gli voglio bene, sabato ho visto la partita con il Milan soffiando dalla televisione per provare a spingere la palla in rete, ma senza determinazione in campo non si segna, assicura Giovanni Galeone, maestro, ex allenatore e grande amico di Max Allegri. Guarda caso, ma sarà sicuramente una coincidenza, è andato a prendere e a vedere esattamente le due partite dove la Juventus non ha raccolto il risultato che meritava sul campo, perché, come abbiamo detto tante volte, per me sia col Milan che col Napoli la Juventus avrebbe meritato di più. Eppure, guarda caso, proprio quelle due partite lì, proprio le altre, televisione è rimasto spento, ma proprio quelle due partite lì è andato a vedere Galeone. Incredibile. L'altro giorno ho sentito Max sereno e lo sarei anch'io al suo posto. Sta raggiungendo tutti gli obiettivi che gli ha dato il club e al contratto per il 24-25. Pensa che Allegri, in caso di trionfo in Coppa Italia, possa decidere di salutare la Juve da vincitore in anticipo? Ma perché dovrebbe farlo? Sta rispettando gli obiettivi, ha un contratto fino al 2025. Non lo sento stufo della Juve. Se lo dovessero lasciare a casa, io ci rimarrei male, e penso pure lui. E sarebbe un'ingiustizia. Se vince la Coppa Italia e si qualifica in Champions, io faccio un appello alla Juve, e cioè: quando andrete a discutere tutti quelli che sono gli obiettivi stagionali e la progettazione e la programmazione del futuro, il primo punto da metterli in alto è non deludere né Galeone né Allegri, perché ci rimarrebbero male. Questo assolutamente dentro gli uffici della Continassa deve essere il primo punto da mettere nell'agenda, perché non si sa mai che poi Galeone potrebbe rimanerci male e io non saprei come continuare a vivere sereno la mia giornata. Ricordo che anche Andrea Pirlo allora raggiunse gli obiettivi: la Champions all'ultima giornata, la Coppa Italia, pur la Supercoppa. Eppure alla fine non so come andrà, ma stavolta non lo immagino fermo un anno. Quando sei un allenatore con il palmarès di Max, trovare squadra non è un problema. In Arabia continuano a corteggiarlo, ma non ci vuole andare e fa bene. Magari De Laurentiis lo richiamerà, come è già successo in passato. Il mio consiglio: Juve o Inghilterra? Sì, ma attenzione, Galeone, cioè, fermiamoci un secondo. Allegri ha il contratto 24-25, ma se la Juve decide di non confermarlo, non è che Allegri può decidere di rimanere alla Juventus. De Laurentiis può richiamarlo? Può essere. Ma nelle ultime ore sta venendo fuori una forte candidatura davvero di Conte, che avrebbe accettato Napoli, e ora dipende se De Laurentiis andrà ad esaudire le sue richieste. Inghilterra, boh, interessante. Tempo fa vi avevo parlato di una pista legata al Newcastle, vedremo se potrà muoversi qualcosa in direzione Premier. In caso di separazione Juve-Allegri, chi rischierebbe di più? Quando la Juve ha esonerato Max nel 2019, lui ci è rimasto male, ma poi la società ha cambiato due allenatori in due anni. La panchina bianconera non è per tutti. Max ha dimostrato di essere un allenatore da Juve. Nel caso, per il successore non sarebbe semplice. Thiago Motta, tanto per citare il più chiacchierato, è molto bravo, ma la Juve è un mondo a parte. E mi pare che anche Thiago Motta stia rispettando le attese e stia centrando gli obiettivi, anzi, forse sta andando anche oltre quelli che erano gli obiettivi richiesti dal club.
quindi magari diamogli una possibilità. Io sono convinto che Juventus e Bologna siano due mondi a parte, non può esserci la stessa pressione quando lavori per un club o per l'altro, però sicuramente Thiago Motta sta facendo bene, quindi perché no? Che voto darebbe alla stagione bianconera? Con il ritorno in Champions sempre più vicino al finale di Coppa Italia, annata più che sufficiente. Voto 8,5 per la prima parte e 4 per la seconda. I nerazzurri sono nettamente più forti, ma tra l'Inter e la Juve ci dovrebbero essere 8-10 punti, non 24. E io sono d'accordissimo, dovrebbero essercene 8-10. Quindi non vedo neanche il motivo di dire stagione più che sufficiente, che poi con la finale di Coppa Italia, nemmeno con la Coppa Italia vinta, con la finale, raggiungere la finale di Coppa Italia per la Juventus non mi pare che sia qualcosa di incredibile. Fatto sta che stiamo parlando di un risicatissimo 6+. Quindi, e poi è un'opinione più o meno condivisibile. È sempre più convinto che servano almeno 4 colpi alla Juve per provare a sfidare l'Inter per il prossimo scudetto? Per avvicinarsi, non per vincere. Penso a un difensore come Pavlovic, un regista al posto di Locatelli che ha caratteristiche diverse. Io prenderei Modric a zero, anche a 38-39 anni farebbe la differenza. Con Meiners porterebbe gol e davanti vedrei bene Zirze o Scamacca, che però l'Atalanta non vende. Che poi per avvicinarsi, perché per vincere no. Però 4 colpi di questo tipo qui, Pavlovic era un nome, un profilo che è già un annetto, che vi cito e che mi convince, devo dire la verità. Su Modric è un altro tipo di giocatore, stiamo vedendo la gestione di Ancelotti al Real, alla Juventus probabilmente farebbe il sindaco, però credo che a livello di programmazione la Juve debba fare anche dei ragionamenti di un altro tipo. Con Meiners costa tanti soldi e uno tra Zirze e Scamacca pure, quindi la Juventus dovrebbe spendere tanti soldi per avvicinarsi all'Inter. E se prima parlavamo di 8-9 punti, 8-10 punti, così come ti avvicini? Fermo restante che non è solo un discorso di punti, l'anno scorso Juve e Inter arrivano a pari punti, eppure quest'anno poi c'è l'exploit dell'Inter rispetto alla Juventus. Mi sembra un po' il discorso di dire, vabbè, ma tra Del Neri e Conte la differenza sono stati Pirlo, gli Steiner, Vucinic e basta. Non c'erano altre differenze, soltanto l'arrivo di questi giocatori. E invece no, perché non solo Juve passa dal settimo al primo posto, ma lo fa in maniera molto più convincente acquisendo una mentalità. Quindi il lavoro dell'allenatore passa anche da quella roba lì, al di là delle pedine che vengono immesse all'interno dell'organico. E infatti sono molto contento di leggere un articolo di Tutto Sport che va anche un po' a spiegare forse a Giovanni Galeone perché la Juventus sta prendendo in considerazione l'ipotesi di esonerare Allegri. Non lo fa per dispetto, mi dispiace che possano rimanerci male, ma ci sono delle motivazioni valide alla base. Tutto Sport oggi titolo in prima pagina fino alla fine della stagione, con una foto di Max Allegri in prima pagina. 4 partite di Serie A, una finale di Coppa Italia e poi il mondo Juventus legato a Massimiliano Allegri dovrebbe bene o male sgretolarsi. Vedremo se sarà così e intanto leggiamoci un articolo dal titolo Horror Juve, dati da retrocessione. Ne avevamo parlato anche l'altro giorno, ma dato che non sono solo i punti a essere pochi ma pure i gol, siamo a 47 e appena 18 realizzati dalla 20ª giornata oggi. L'assioma è molto chiaro, poche reti meno punti. Nelle ultime 6 partite di campionato la squadra di Allegri non è riuscita a segnare neanche una rete per ben 4 volte. E qualora Vlahovic e compagni non dovessero realizzare almeno 8 gol negli ultimi 4 turni, compito tutt'altro che facile visto gli ultimi score, terminerebbe il campionato con una statistica peggiore dal 2009-2010, quando con Ferrari e Zaccheroni in panchina il bottino è arrivato appena a 55 sigilli. Unica gioia in questo mare in tempesta riguarda la solidità difensiva, la seconda migliore con 26 subiti, che ha permesso alla squadra di rimanere in questa posizione di classifica. Insomma, un punto di vista ottimistico che ci sta in questo momento cercare di trovare una piccola luce in fondo al tunnel, perché col gol subito ieri al Bologna, il Bologna ha subito più gol della Juventus, uno in più, ci ha sorpassato ulteriormente il Bologna, dato che in questo momento è a 2 realizzazioni in più della Juve. Quello che preoccupa sono appunto gli scontri diretti con Roma e Bologna. Magari la Juventus arriverà comunque in Champions League anche non vincendo nessuno dei 2 scontri diretti, però probabilmente oltre agli obiettivi richiesti inizio anno andrebbe pure percepita quella che è la condizione nel modo in cui ci si arriva. Perché, d'accordo tutto, ma record negativi della storia della Juventus si stanno collezionando e non possono passare in secondo piano.
nonostante la qualificazione Champions che arriva con 5 squadre in Italia. La media Juve è da retrocessione, non ci sono dubbi, dopo 34 giornate è la peggior Juventus di Allegri nei suoi 8 anni di gestione e lo confermano i punti in classifica a 4 turni dalla fine, solo 65, mai così pochi. E per trovare un rendimento peggiore bisogna tornare alla stagione di Del Neri, la 2010-2011, che alla stessa tappa del campionato aveva raccolto 53 punti, chiudendo poi settima e fuori dall'Europa. A rendere ancora più amaro il percorso è un altro dato e riguarda il girone di ritorno alla vecchia signora, 19 punti in 15 partite, se non è una media da retrocessione poco ci manca. È al momento il terzo peggiore degli ultimi 50 anni del club, davanti solo al 2009-2010, 18 punti in 15 match, allenatori Ferrari e Zaccheroni, e al 1990-91, 17 punti, allenatore Manfredi. E le brutte notizie non sono finite. E appunto poi si andava a fare quel parallelismo legato invece ai gol fatti. La sensazione è che Allegri stia ancora lottando per rimanere a Torino, ancorato alla panchina della Juventus. E posso dirvi la mia? Per me fa bene. Per me fa bene Allegri a richiedere a Galeone di andare a parlare alla Gazzetta dello Sport e andare a dire: ma come? Esonerano Allegri? Ma come fanno? Ma guarda, la Juventus va in Champions League! Alla fine la Juve ci va! E quindi perché lo esonerano? Fa benissimo! Allegri fa benissimo! Perché tanto la Juventus non si muove da questo punto di vista. E fino a che non c'è un'ufficialità, e fino a che nessuno dice ad Allegri: in questo momento magari non ci sta, dato che si parla tanto di star zitti e lavorare, andare ai microfoni e dire ma la squadra è questa qui, non ci sta che Galeone stesso, che tu citi nell'intervista, guarda caso due giorni dopo parla con la Gazzetta per dire che la Juve va rinforzata perché la squadra è questa qui e meglio di così non si può fare. Sono cose brutte, quindi finché la Juventus permette ad Allegri di fare queste mosse, allora Allegri fa bene a farle. Fino a che non c'è un comunicato, Allegri fa bene a farle. Perché se uno le fa e dall'altra parte non c'è risposta, alla fine non sono scemo io, non è scemo Allegri, non è scemo Galeone. È semplicemente che la Juve ha molti permessi, lascia molta libertà da questo punto di vista. E quindi io mi auguro domenica di fare questi tre benedetti punti con la Roma, raggiungere aritmeticamente la zona Champions. Non credo che avverrà, ma ci spero, per poi iniziare finalmente a progettare ufficialmente un futuro diverso da questo. Perché sentire che alla Juventus va tutto bene in questo momento qui, con tutti i record negativi infranti, una media punti in retrocessione, una squadra che non segna, ma almeno subisce meno del previsto, meno di quella dei settimi posti, e quindi dire ma sì, va tutto bene, è anche abbastanza stancante e forse anche noioso.